Buongiorno, sono lo chef Diego Baro e vi propongo i conchiglioni napoletani farciti con carciofi e porri e gratinati al forno col castelmagno DOP piemontese. Gli ingredienti per preparare questa ricetta sono 200 g di conchiglioni napoletani, 2 carciofi, 2 porri, una noce di burro, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, della besciamella e il formaggio castelmagno, sale e pepe per aggiustare. Gli strumenti di cottura per preparare questa ricetta sono la casseruola alta per far precuocere i nostri conchiglioni, la padella bassa antiaderente per spadellare le verdure e la casseruola bassa in rame stagnato. Abbiamo precotto i nostri conchiglioni per 10 minuti, visto che hanno una cottura di un quarto d'ora. Dopodiché andiamo a preparare le nostre verdure. Prendiamo il carciofo, lo tagliamo a julienne, cioè questo tipico taglio della cucina, sottile, fine, aiutandoci con il nostro coltello trinciante. Il nostro porro, togliendo la parte verde, lo tagliamo sempre ad anellini. Bene, prendiamo l'olio e lo versiamo nella nostra padella antiaderente. Andiamo a mettere il nostro porro a julienne, lo andiamo a stufare leggermente, che imbiondisca. Quando il porro è ben imbiondito, uniamo i nostri carciofi. Andiamo ad aggiustare il sale, in maniera che il sale con la cottura si faccia uscire anche i liquidi dell'alimento. Aggiungiamo un goccio sempre dell'acqua della pasta di cottura, lasciamo che si stufi un attimino. Prendiamo la nostra casseruola di rame, prendiamo della besciamella semplicemente fatta con latte legata con un po' di burro e olio e farina. Andiamo a stenderne uno strato sul fondo, che sarà il letto per i nostri conchiglioni farciti. Perfetto. Ora ci prepariamo per farcire i conchiglioni. Riempiamo i nostri conchiglioni con i carciofi e il porro e li sistemiamo nella nostra casseruola con il letto di besciamella. Bene, abbiamo fatto un fiore. Adesso una punta di besciamella sopra i nostri carciofi, proprio solo perché con la cottura legheranno le nostre verdure. Adesso andiamo a prendere Sua Maestà il castelmagno, togliamo via un po' di rosticina e andiamo a scagliarlo, perché il castelmagno va scagliato come il parmigiano. Andiamo a posizionare una bella scaglia, la generosa, sopra ogni conchiglia, così con l'effetto del calore si scioglie e avvolge la nostra conchiglia. Scaldiamo il nostro forno a 180 gradi e andiamo ad infornare. Dopo una decina di minuti andiamo a togliere dal forno i nostri conchiglioni. Ecco i nostri conchiglioni gratinati, un piatto ricco, un piatto vegetariano a base di carciofi e del re del formaggio, il castelmagno. Io amo servirlo in questa pentola di rame stagnato che mantiene bene il calore anche in tavola.